Dalle news astrologiche del giorno, oroscopo domani 27 novembre 2018. Paolo Fox, segni migliori martedì in amore, studio, lavoro, fortuna e successo. Giornata positiva per l'Ariete che può contare su una grande energia. Toro riscopre il piacere di lasciarsi andare un po' di più in amore, relazioni che non valgono saranno messe alla prova. Qualche preoccupazione rende complicata la gestione degli impegni per i Gemelli in questa giornata. Per il Cancro l'oroscopo domani 27 novembre è positivo, primo nella classifica segni dei fatti vostri di oggi. Le opportunità non mancano per il Leone, domani e nei prossimi giorni sarà più facile far valere le proprie idee. Vergine deve impiegare il proprio tempo per pensare un po' di più alle proprie necessità. Bilancia ha difficoltà ad andare in accordo con gli altri, soprattutto nell'ambito lavorativo. Per lo Scorpione questo è un periodo interessante per cercare di fare maggiore chiarezza a livello sentimentale, attenzione però a non esagerare. Il desiderio di libertà del Sagittario cozza con le abitudini e le aspettative degli altri. Oroscopo domani 27 novembre teso per il Capricorno che fa fatica a ritrovare serenità. Per l'Acquario sono giornate difficili durante le quali è necessario sforzarsi per essere ottimisti e guardare al lato positivo delle cose. Avere un partner complice rappresenta un punto di forza dei Pesci. Oroscopo domani 27 novembre 2018. Paolo Fox, news di oggi per i segni fortunati del martedì. Cancro 5 stelle, sei innamorato e a dicembre lo sarai ancora di più. È un cielo bello perché regala belle emozioni che riguardano il lavoro. Saturno è opposta e quindi bisognerà fare molto per ottenere questi risultati. A primavera dovrei fare scelte importanti. Leone 5 stelle, dovresti concentrarti molto sul lavoro, questo è un momento importante perché possono esserci cambiamenti interessanti. Anche in amore torni ad essere protagonista della scena. Non avere paura di proporti, adesso sei concentrato su nuovi incontri e conoscenze, lasciandoti alle spalle un passato poco appagante. Bilancia 4 stelle, essere troppo diretti non è nelle tue corde. Essere troppo sinceri non paga in amore, qualcuno potrebbe non essere stato sincero con te. Anche se la luna è opposta, c'è comunque una buona condizione astrologica. Fate e dite cose giuste, anche se nel lavoro potrebbero esserci oppositori che avanzano critiche e provano a metterti in difficoltà. Sagittario 4 stelle, i cambiamenti di vita possono essere determinati non sempre da eventi che dipendono dalla propria volontà. È probabile che alcuni possano decidere di voltare pagina anche a causa di una situazione difficile e tesa. Potresti essere diventato intollerante nei confronti di determinate situazioni. Potresti essere protagonista di una vicenda che spiazza inevitabilmente, potrebbero esserci dei cambiamenti per progetti che avevi pensato di avviare. Anche in famiglia proponi di cambiare alcuni progetti che riguardano il futuro. Anticipazioni del giorno, oroscopo domani di Paolo Fox e classifica. Ariete 4 stelle, settimana interessante, c'è grande energia, anche se c'è un po' di confusione. A dicembre e gennaio ci sarà un grande recupero nel lavoro. Qualcosa si può sbloccare ed anche se sei chiuso in casa, le occasioni possono capitare dall'esterno.
C'è un obiettivo rispetto al passato, hai la possibilità di poter portare avanti un progetto o un'iniziativa. Questa stabilità ti fa sentire più sereno ed equilibrato. Scorpione 3 stelle, alterni momenti di grande attività ad altri invece di grande pigrizia. Oggi converrebbe restare in disparte perché basta poco per alterarti ed una giornata nervosa, fai attenzione a non lasciarti prendere dall'agitazione. In questi momenti in cui sei un po' aggressivo e scontroso ti liberi da un peso che ti affligge. Sei consapevole però dopo che ti sei arrabbiato di avere un carattere difficile, attenzione quindi a non farti rimproverare da chi potrebbe cadere vittima delle tue reazioni. Acquario 3 stelle, a seconda del tuo ascendente e del tuo carattere, possono aversi atteggiamenti diversi. In ogni caso bisogna essere prudenti, durante il mese di dicembre è probabile che vi sia meno tolleranza e meno comprensione nei confronti del partner. Ci sono difficoltà determinate anche dal fatto che ci sono poche certezze e conferme. Bisogna essere prudenti soprattutto se chi è al tuo fianco o il partner sta attraversando ugualmente un momento difficile. Pesci 3 stelle, l'oroscopo domani segnala tensione. Stai attraversando un momento difficile, ma per fortuna da dicembre le cose andranno meglio. Infatti Venere è in aspetto importante a dicembre è probabile che si cercherà di trovare una mediazione o un accordo con una persona che ti è vicino. Il 2019 è un anno di recupero psicologico ed emotivo. Per te è importante l'amore, ed il lavoro va in secondo piano quando ci sono le questioni di cuore. Consigli oroscopo domani 27 novembre 2018 Paolo Fox, previsioni. Toro 3 stelle, sta per iniziare un mese particolare per i nati del segno. Infatti adesso è arrivato il momento di assecondare alcune scelte, di ultimare alcuni progetti perché fino a primavera ci saranno condizioni diverse. L'oroscopo domani segnala una bella luna, ma l'indecisione che persiste per alcune scelte, rende la giornata di oggi e la prossima piuttosto complicata. Adesso stai per mandare un ultimatum. Soprattutto dal punto di vista sentimentale hai bisogno di definire determinate questioni in sospeso. Gemelli 2 stelle, Giove è andato all'opposizione e qualcuno in questi giorni deve rimettere mano a questioni che sono rimaste in sospeso. Possono esserci dei conflitti con qualcuno che è al comando. In questi giorni sono messe a rischio le relazioni genitori e figli. Come pure dipendenti e datori di lavoro. Bisogna cercare di essere pazienti per evitare inutili polemiche. Vergine 2 stelle, in questi giorni potresti esserti reso conto che non tutti sono affidabili come ti aspetti. Una delusione potrebbe costringerti a rivalutare una persona di cui ti sei fidato in passato. Sei sottotono, lieve calo fisico che potrebbe anche comportare qualche ritardo o qualche dimenticanza. Bisogna essere più prudenti e non sottovalutare accordi e proposte. Capricorno 2 stelle, i nati del segno sono molto concentrati sul lavoro, pensano che ci si possa concedere all'amore solamente se si hanno le spalle coperte e si ha una certa stabilità anche dal punto di vista economico. In questo momento ci sono molte scelte da fare, molte cose da definire. Anche se però adesso stai dicendo no ad un amore, senza pensarci troppo, a dicembre potresti rivalutare determinate scelte fatte adesso senza interrogare troppo il cuore. Adesso potresti anche sembrare freddo,
ma ciò perché stai assecondando determinate esigenze di tipo pratico. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.